E siamo tornati e oggi, 13 febbraio, è la giornata mondiale della radio e noi ne vogliamo parlare con Roberto Mattioli, attore e conduttore radiofonico. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, ragazzi. Grazie per essere qui con noi questa mattina. Giornata mondiale della radio, ma sì. 2024 è anche il centenario della nascita. È il centenario, certo, perché radio. Nasce il 6 ottobre del 1924 con il nome di URI, Unione Radiofonica Italiana, poi EIR e successivamente RAI. Adesso, vabbè, adesso siamo nel mercato libero, ma lo eravamo già negli anni 70, dopo il 75. Con le prime radio libere. Con le prime radio libere, bravissima, come si chiamavano all'epoca, che poi sono diventate radio private, oggi si chiamano network, quindi... Roberto, però, come entra la radio nella tua di vita? La radio nella mia di vita entra in maniera del tutto casuale, infantile, perché con la mamma, Maria Assunta, che avrebbe fatto 100 anni il prossimo 7 aprile, proprio è nata con la radio, io notavo, cominciai ad appassionarmi alla radio, perché notavo la mamma particolarmente attenta a quelli che erano dei momenti parlanti che venivano da una scatola. Era il 1969, avevo 6 anni. Mi avvicinai a quella scatola, ma non capivo quello che dicevano, perché non mi attraeva. Poi, successivamente, nel tempo, ho capito che quel grande programma era un programma novità, ed era il gennaio del 1969, era Chiamate Roma 3131 con Franco Moccagatta, e c'era il DJ di allora, che era un giovane, si chiamava Gianni Boncompagni, che allietava la cosa. Ecco, lo ricordiamo. Ma ad attrarre ancora di più l'attenzione di un bambino fu nell'estate del 1970 ed era un urlaccio di un uccellaccio che mi destò la curiosità e da lì mi innamorai di un programma che all'epoca era sperimentale e poi divenne un programma culto, ne parliamo anche dopo 50 anni, era Alto Gradimento con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marenco e Giorgio Bracardi. Da lì era praticamente un'istituzione. Io non mi staccavo mai dalla radio se non sentivo fino alle 13.25 sul secondo programma, come si chiamava, della RAI, di Radio RAI, Alto Gradimento, che è andato in onda fino al 2 ottobre del 76, perché poi Arbore cominciò Buona Domenica, Boncompagni passò a Disco Ring nel contenitore di Domenica Inn. L'amore per la radio te lo sei portato appresso, ne hai fatto una professione, ce lo racconti fra poco dopo la pubblicità, e dopo la pubblicità vi faremo anche conoscere un sacerdote, Don Roberto Fischer, che adotta la radio per portarla, per portare la musica e le note in mezzo alle corsie di ospedale. Fra poco. E siamo tornati, siamo sempre in compagnia di Roberto Mattioli, stiamo raccontando i 100 anni della radio, come la radio è entrata nella tua vita, l'amore per la radio. E Roberto, dicevamo che tu sei cresciuto con la radio, una passione trasmessa da tua mamma Maria Assunta. Quella era la radio di mamma. La radio di mamma, ora radio la stiamo per vedere, eccola qui, l'abbiamo vista. Eccola qui, sì, ce l'abbiamo. Ed è una classe 1967 quella radio, quindi... A 56 anni. Che tu conservi... Conservo gelosamente, anche se purtroppo non funziona più. Perché la radio deve essere fisica. Beh, la radio deve essere fisica. Io adesso si sente la radio come la musica liquida, ma la fisicità... Io infatti ho i transistor, gli ultimi transistor della mamma. Ho la radio ancora con FM, con le manopole. I transistor, ovviamente, li conservo tutti, perché oggi sentire la radio attraverso una cuffietta, attraverso la MP3... Per carità, grandi cose. Ma il sapore è diverso. Non riesco ad avere il rapporto fisico e non riesco a contestualizzarla e idealizzarla mentalmente, la radio, in quel modo. Noi vogliamo farti conoscere anche a te Don Roberto Fischer, però prima di presentarlo lo vogliamo conoscere così. Guardiamo. Grazie, sì. Io. Ce l'avevi anche tu. Eccoci qua. Allora, Don Roberto Fischer, ce l'abbiamo in collegamento. Don Roberto, buongiorno. Buongiorno.
Inutile chiederti dove ti trovi perché lo vediamo benissimo, è abbastanza ovvio, è vero? È vero, ovvio. Allora, noi siamo abituati a tutto quanto, ormai sacerdoti che, essendo poi persone che vivono nel mondo, vivono laddove vive la gente, naturalmente esperiscono anche diverse tipi di cose e te hai scelto, insomma, vi siete scelti un po' con il mezzo radiofonico perché c'è un amore che va avanti da anni e questo amore cerchi di restituirlo anche alle persone che magari hanno difficoltà, che sono un pochino più lontane. Ci racconti? Beh, intanto grazie per avermi invitato in questa giornata così speciale. Anche io da bambino, quando ero piccolino, sentivo la radio e questo mi ha sempre... iniziato a fare... Alcuni miei compagni sacerdoti giocavano a fare il prete, io giocavo a fare il DJ, per la gioia dei miei vicini, naturalmente. E poi questa è diventata realtà... proprio come animatore sulle navi da crociera, nelle discoteche, poi è arrivata la vocazione e allora vabbè. Don Roberto, ci racconti Don Roberto, sì, stavo facendo... c'è un esubero di Roberti qua. Stavo facendo Roberto confusione, in studio, sì, Don Roberto. Infatti, ma io volevo chiederti una cosa, ci racconti cos'è Radio Fra le Note? Sì, questa è una realtà che è nata nell'oratorio della mia parrocchia. Io all'inizio, in realtà quando sono diventato prete, ho cercato di cancellare un po' qual era il mio passato, mentre invece ho scoperto che Dio davvero aveva preparato questa vocazione anche attraverso le lunghe notti in discoteca, per rendermi poi capace di trasmettere agli altri attraverso la musica quello che avevo nel cuore. Ed è nata questa radio insieme ai ragazzi, ma poi abbiamo sentito così nel cuore l'esigenza di portare come il Vangelo questa musica anche alle persone che in quel momento stavano attraversando un momento difficile, di difficoltà, come gli ammalati e i carcerati. E così questa radio è diventata, oltre che la radio della diocesi di Genova, anche radio partner del Gaslin, ad esempio, che è l'ospedale pediatrico qui da noi. Attraverso le note, fra le note, cerchiamo di trasmettere quello che abbiamo nel cuore, la fede, i valori che abbiamo nel cuore. È un modo per tenere un occhio sempre rivolto al cielo, sempre rivolto a quella speranza. Ed è bello che tutto questo avvenga in una giornata come questa, che celebra la bellezza della radio, oltre che la sua storia, ed è bello che questo avvenga attraverso qualcosa di impalpabile, che è appunto una voce, una musica o una preghiera che arriva per la radio. Sì, sicuramente dietro quel microfono hanno parlato anche detenuti che spesso rischiamo così di inquadrare, individuare con l'errore che hanno fatto, così come un malato con la sua malattia. Ecco, la radio ti ricorda che possiamo sbagliare ma non siamo sbagliati, possiamo avere una malattia ma non siamo malati, la radio ti riscatta e dietro quel mistero, quel volto che non si vede, infatti sono d'accordo con Roberto, voi in studio, la radio rimane questo mistero, chi ci sarà dietro a quel microfono? E ti fa sognare e fa sì che le persone non vengano giudicate per il loro aspetto esteriore, anche per gli errori che hanno appunto commesso o per quella ferita, ma per quello che stanno trasmettendo in quel momento. Don Roberto, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo in studio, ci vieni a trovare. Vengo. E allora ti aspettiamo, Genova. Grazie a Don Roberto Fischer, grazie. Ciao Don Roberto, grazie. Don Roberto ci diceva appunto e sottolineava il potere terapeutico della radio, negli ospedali, in carcere. Per un periodo possiamo definire anche, possiamo dire che per te la radio è stata un po' un antidepressivo. È stata soprattutto un antidepressivo in momenti molto brutti della mia vita, come ad esempio gli ultimi, dopo aver perso purtroppo tragicamente 2 anni fa la mamma. Quindi io ascolto in continuazione la radio attuale, mi sintonizzo su un canale preferenziale che possiamo dirlo è Radio 1 Rai, perché è cadenzato un po' con una serie di rubriche che scandiscono un po' il tempo, ecco, la scansione del tempo attraverso la radio. Ma Don Roberto Fischer da Genova diceva una cosa molto importante, diceva la radio che dà desta l'immaginazione, desta la fantasia. Ecco, io quando ho cominciato ero timido, ora è difficile farlo capire, però avevo dei problemi relazionali con i compagni di classe, ma soprattutto con le ragazzine. E nel 1979 le radiodediche ti davano l'opportunità di prendere l'appuntamento,
Poi ovviamente io non sono mai stato un Adone, certo, ero giovane, per carità, molto diverso da ora, come abbiamo visto anche dalle foto. Stiamo che vedendo passavano anche in questo momento questo, delle foto. Questa è una bella ricordo di Alex Baroni qui con Amadeus in un programma che lui faceva il preserale. Ma le ragazzine quando poi ti vedevano, che succedeva? Le ragazzine a volte scappavano, ma a volte scappavo anch'io, infatti mi bleffavo della serie io sono vestito in quel modo, dicevo alle ragazzine, e poi mi vestivo in tutt'altro modo, in modo tale che se anche loro non corrispondevano a questa sorta proprio di, come dire, di scintilla focale, io scappavo. Roberto, oggi abbiamo visto sul nostro tavolo che c'è un libro prezioso, sì, e chi l'ha scritto è una persona preziosa, Massimo, anche per Emanuelli. Te. Lo vogliamo chiamare perché dovrebbe essere collegato con noi, speaker storico della radio, Massimo Emanuelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buona giornata della radio, grazie. Buona giornata della radio a te e grazie, perché quello che portiamo qui è l'avventurosa storia della radio pubblica italiana. Una sorta, possiamo dire, di enciclopedia della radio, è giusto? 1250 pagine, ho dovuto fare dei tagli, è nato un altro libro a parte, nasceranno altri volumi, perché poi propriamente, logico, è la radio pubblica che ha 100 anni, ma come diceva Roberto, che saluto, quante avventure radiofoniche. Quanta radiofonica abbiamo a Milano, ma parlo anche delle radio private, delle radio straniere. Prima Roberto già diceva l'URI, diamo delle date, qui non è tanto lo speaker che parla, non mi considero un buon speaker, io sono autocritico, semmai ecco, sono sempre stato più che altro docente e storico della radio. Faccio risalire le origini, magari impropriamente, ancora prima dell'URI, del 24, anche se non era una radio vera e propria. L'Araldo telefonico o radiofonico con Maria Luisa Boncompagni, che non si è mai capito, ho intervistato diverse persone per fare questo libro, l'unico vivente era Maurizio Costanzo, che poi nel frattempo è mancato, purtroppo, perché io e Roberto non abbiamo 100 anni, in due sì, forse, vero Roberto? Non possiamo considerarla radio perché erano notizie lette da Maria Luisa Boncompagni al telefono. Poi Eier, 1929, ma ci sono altri passaggi. Per esempio, 1931 nasce Radio Vaticana, che è l'unica radio durante il periodo fascista contraltare alla radio pubblica. Poi parlo di Radio Capodistria, di Radio Monte Carlo, della radio della Svizzera italiana e poi delle radio libere, che poi sarà soprattutto l'argomento dei prossimi volumi. Però in ogni capitolo c'è la prima radio di ogni regione, la nascita dei network e tante altre cose. I ricordi coincidono proprio con quelli di Roberto, è l'anagrafe. Massimo, e allora, vai. Massimo, sì, c'è qualcuno, un tuo amico che ha voluto dire qualcosa proprio su questa tua opera, ascoltiamolo. Il libro di Massimo Emanuelli è veramente un breviario straordinario, breviario, longario, come si può chiamare, una cosa così, è straordinaria per imparare tutta la vicenda della radio, per imparare le canzoni che hanno animato la radio, per imparare le notizie che hanno animato la radio italiana, per imparare come si faceva la radio, come si è fatta, come si sta facendo, come si farà. Ed era il grande Renzo Arbore, Massimo. È il papà di tutti noi, padre putativo di tutti noi. Io ringrazio tanto Renzo Arbore e anche Denis Gianniberti, perché poi le cose... allora, dal ricordo radiofonico di Roberto, che è analogo al mio, a mia mamma che ascoltava proprio Chiamate Roma 3131. Poi a Milano nascono le radio libere, a me piace chiamarle ancora così, e in questa radio Stramilano c'era Denis Gianniberti, che saluto, ci sta guardando senz'altro, che oggi lavora con Renzo Arbore. Il mondo poi è piccolo, ecco, lì nacquero tante di quelle amicizie che mi porto ancora dietro oggi. Chiamate Roma 3131, una delle tante chicche che racconto nel libro, e mi è stata raccontata proprio da Renzo Arbore. E l'inventore della radio, diciamo, quasi moderna, il papà di tutti i DJ, possiamo considerare tre persone.
Allora, Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, che entrano in Rai nel 1964. Gigi Marziali, che sia io che Roberto conosciamo e salutiamo, un altro grande DJ, anche se sia Gigi che Arbore mi dicevano che invece il papà, in effetti, per loro è stato Renzo Nissim. Renzo Nissim, personaggio che purtroppo nessuno ricorda. Se ci sono tanti padri, però, Massimo, è anche vero che ci sono tanti figli e noi siamo contenti di averne due qua in studio. Quindi io ringrazio, ricordando l'avventurosa storia della Radio Pubblica Italiana, grazie a Massimo Emanuelli collegato con noi. Grazie a Roberto Mattioli qui nel nostro studio. Un'ultima cosa, proprio 5 secondi. Questi sono i colori delle prime radio. I colori, perché erano dei mobili in legno, quindi giusto, era frassino, abete. Grazie Roberto. Gioco di parole. Grazie Giacomo. Così bisogna essere per fare televisione. Grazie Roberto. Rimanete con noi perché adesso è il momento di andare all'informazione di TG 2000 Flash, Santa Messa, e poi ritorniamo con la festa del Volto Santo di Gesù. Ci vediamo dopo la Santa Messa.